Alle nostre spalle abbiamo l'ex Sferisterio. Doveva essere in qualche modo uno dei fiori all'occhiello dell'amministrazione una volta concluso il mandato, perché doveva essere in qualche modo rilanciato anche attraverso un progetto importante. E invece siamo nel 2010, appena iniziato, e di recupero non si parla proprio. Non se ne parla, infatti c'è una delibera del 2003 del Comune che assegnava questo ex appunto Sferisterio a un palaghiaccio e una palestra. Ci chiediamo come mai dopo tutti questi anni i lavori non sono nemmeno incominciati. Dalle immagini vedrete che il degrado è assoluto anche qui, e che almeno ci facciano un parcheggio o qualche cosa di utile al traffico, piuttosto che tenerlo così fatiscente, utile praticamente solo per la pubblicità. Anche perché voi, parliamo di città di Partenope, avete in qualche modo ricevuto delle segnalazioni dai cittadini, e proprio un cittadino in particolare sembrava particolarmente indignato. E infatti noi siamo venuti qua proprio per una segnalazione di un partenopeo come noi, e infatti la nostra Flavia, che raccoglie tutte le denunce mediatiche e cerca poi di passarle a voi mezzi di informazione, ha voluto cogliere questa occasione per segnalare questo degrado che diventa poi un'architettura normale ai nostri occhi passando ogni giorno, quando in qualsiasi altra parte del mondo un posto così vicino al centro sarebbe certamente valorizzato. Andiamo un po' a vedere nello specifico. Noi ci siamo fatti anche un giro e abbiamo visto che la situazione è davvero particolare, addirittura c'è un cartello posto dai residenti in cui si segnala il pericolo di crollo. Certo, infatti non solo vediamo quanto la struttura sia fatiscente, ci sono state anche segnalazioni da altri cittadini partenopei che riprendevano appunto il pericolo di crollo, il pericolo che l'intonaco che si sta attaccando costituisce in una zona tra l'altro così nevralgica come Fuorigrotta. Tra l'altro vediamo strisce pedonali qui, il rischio diciamo è notevole anche per le macchine parcheggiate, e quindi da qui nasce la proposta di costituire un parcheggio che crediamo possa essere più economica dal punto di vista delle risorse comunali e anche più utile, proprio perché la zona di Fuorigrotta sappiamo per quanto riguarda le parcheggi. Anche perché poi qui c'è la metropolitana, c'è la nuova stazione, per cui sarebbe proprio ideale che le macchine entrassero all'uscita Fuorigrotta nella città di Napoli, arrivassero qui, parcheggiassero nell'ex Sferisterio e prendessero la metropolitana per andare al centro. Davvero una sorta di esercito per pulire le spiagge. Vi siete organizzati, siete 300 ex detenuti e oggi avete deciso...